Buongiorno, benvenuti a questo nuovo webinar. Oggi il titolo che sarà presentato e l'argomento è Marketing internazionale fra tradizione e sfida digitale. Io sono Cristina Eraci, Promos Italia, sede di Genova. Siamo collegati attualmente in 250 persone circa. Allora, prima di iniziare, facciamo un breve excursus su quella che è la nostra attività e chi è Promos Italia. Promos Italia è l'agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese ed è una struttura del sistema camerale italiano, partecipata dalle Camere di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Genova, Modena, Pordenone, Udine, Ravenna, Bergamo, Catanzaro, Perugia, Pisa, Salerno, e dall'Union Camere Nazionale, Union Camere Lombardia e Union Camere Emilia-Romagna. Cosa fa Promos Italia? È a supporto del processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e favorendo quindi il successo per la promozione del Made in Italy nel mondo. Come lo facciamo? Ci sono varie attività che noi mettiamo in campo. Servizi di primo orientamento, servizi che si tratta come questo di webinar, seminari tematici, collettivi, export check-up, analisi di mercato, scelta del mercato, contrattualistica e tutto ciò che insomma sono gli argomenti di interesse, ma facciamo anche altri servizi, in particolare tutto quello che comporta e si riferisce all'export digitale. Attraverso in particolare la piattaforma Digitexport, che è una piattaforma in cui potete trovare tutta una serie di contenuti, approfondimenti, servizi, seminari e webinar di approfondimento sui temi dell'export digitale. E lo stesso la piattaforma invece Mercato Globale, che ha a che fare con invece tematiche più tradizionali dell'export. All'interno di Promos Italia esiste da molti anni il NIBI, che è l'Istituto di Formazione Internazionale sul Business, una business school con corsi executive, corsi e workshop tematici, tecnici e corsi on demand. Un focus attualmente che vi sottopongo è questo dell'iniziativa Cresci, che è un'iniziativa a sostegno delle piccole e medie imprese della provincia di Milano, Monza, Brianza e Lodi a sostegno appunto per di sviluppo del commercio verso l'estero. Ancora vi volevamo far notare appunto che è stata attivata all'interno del progetto 6 una email, un help desk a disposizione appunto delle imprese che vogliono porre quesiti e problematiche appunto che hanno a che fare con l'export in questo momento, specifico momento storico, che trovate appunto gli indirizzi qua. Ancora un'altra iniziativa che partirà domani, il primo appuntamento, sono dei mini webinar, 45 minuti dureranno, sono dialoghi, incontri con esperti su tematiche specifiche, di cui appunto poi vedrete il calendario. Domani il primo appuntamento, come dicevo, sulla figura dell'export manager, una nuova visione e se ne parlerà appunto con l'esperto in linea domani. Bene, veniamo al webinar di oggi, Marketing internazionale fra tradizione e sfida, effettuato in collaborazione con l'Union Camere Lombardia e con Roncucci e Partner. Ringraziamo già da adesso la relatrice Stella Occhialini, appunto di Roncucci e Partner, cui ci parlerà, ci racconterà in queste 2 ore come il marketing mix, diciamo, ci potrà servire, servirà per sviluppare meglio il nostro processo di internazionalizzazione verso l'estero. Vi ricordiamo ancora, ecco, benvenuta Stella Occhialini. Grazie.
Vi ricordiamo ancora in questa slide i prossimi appuntamenti. Come vedete, continueremo su questa produzione di, insomma, di webinar, di appuntamenti di vario genere, e il calendario lo trovate in questa slide, ma poi potrete consultare il calendario completo ovviamente sulla pagina di Promos Italia dedicata. Infine, qui vi ricordiamo i nostri indirizzi e le nostre sedi e i nostri contatti nelle varie sedi. Infine, ultima cosa, vi ricordo la possibilità di fare domande per scritto, che poi verranno diciamo, girate al relatore o gestite o risposte da noi a seconda del tipo di domanda. E alla fine della relazione ci sarà un tempo dedicato per la risposta di queste domande. Ultima cosa, vi invieremo i prossimi giorni le slide di presentazione Promos Italia, le slide ovviamente di presentazione della dottoressa Occhialini e insomma, anche il link alla relazione di oggi, che potrete rivederla poi con tutta calma. Vi ringrazio ancora per la partecipazione, 277 persone collegate in questo momento, e passo la parola a Stella Occhialini. Grazie. Grazie. Allora. Dunque. Credo che mi sentiate tutti. Allora, perfetto. Bene, allora io ringrazio Union Camere e Lombardia per aver invitato Rompucci & Partners a parlare di questo argomento importante. Ringrazio Promos Italia, ringrazio tutti gli organizzatori, appunto, per creare queste occasioni utili, speriamo assolutamente utili. 2 ore sono lunghe, ma sono anche molto brevi per poter trattare un argomento così ampio come quello del marketing internazionale. A maggior ragione poi se ragioniamo sul fatto che incrociamo questa grande disciplina che è il marketing internazionale, con ciò che è invece la trasformazione digitale, che sta ovviamente attraversando tutto il mondo e anche l'Italia. Per cui stiamo mettendo insieme due argomenti sconfinati, cercando di creare una sintesi, cercando di fare qualche ragionamento di buon senso che possa essere utile a chi ci sta ascoltando. Qualche ragionamento, come posso dire, di principio, qualche ragionamento teorico che però abbia nel suo sfondo delle applicazioni molto pratiche. Perché? Perché comunque il momento attuale è un momento difficile per tutti, o perlomeno un momento inaspettato, perché nessuno di noi ha effettivamente una ricetta prefabbricata, una ricetta pronta per far superare le incertezze o le difficoltà, dipende dai casi di fronte alle quali noi ci stiamo, come dire, con le quali ci stiamo confrontando e che stiamo fronteggiando. Quindi, diciamo, iniziamo un po' il nostro incontro ragionando. Io cercherò di essere il più possibile, come posso dire, il più possibile chiara, il più possibile didascalica. Chiaramente voi avete la possibilità anche di fare delle domande o comunque di manifestare delle difficoltà di comprensione. Credo che però i ragionamenti che siano, come dire, alla assolutamente portata di tutti, ecco, perché parliamo di, come posso dire, di
situazioni comuni che fronteggiamo tutti i giorni. Ecco perché credo che assolutamente questo argomento di oggi possa essere assolutamente utile a tutti. Allora, partiamo proprio dall'inizio, no? Il mondo sta cambiando, il mondo sta cambiando, l'Italia sta cambiando e partiamo da un primo argomento che è una trasformazione di tipo tecnologico che stiamo affrontando ormai da alcuni anni, no? In maniera più o meno accelerata, in maniera più o meno profonda, ma di Industria 4.0 ormai è un po' che ne sentiamo parlare, di trasformazione digitale è un po' che ne sentiamo parlare. E, siamo onesti che in un primo momento, diciamo, questi termini non erano completamente assorbiti da noi, non erano completamente chiari e comunque, diciamo, tutti noi e sicuramente le imprese collegavano questo tipo di concetto a un concetto di trasformazione tecnologica dell'azienda, di inserimento di nuovi macchinari, di inserimento di soluzioni informatiche, ecco. Però sempre comunque molto legate al tema della produzione. Nel corso del tempo chiaramente questo concetto ha preso forma, ha assunto un contenuto più articolato e si è assolutamente compreso che Industria 4.0 non parla solo di macchinari, ma parla soprattutto di connessioni, di comunicazioni, di informatizzazione, quindi di digitalizzazione. Quindi la cosa importante, diciamo il fulcro sul quale occorre ragionare non è solo acquisto una nuova tecnologia, ma come posso far dialogare le tecnologie tra di loro. Ma di questo argomento ne parleremo anche più avanti. E questo è sicuramente un aspetto col quale dobbiamo fare i conti. Però il mondo è già cambiato, non è che sta cambiando, si sta cambiando, ma si è già modificato. Si è modificato facendo leva su aspetti diversi che si integrano tra di loro. Quindi, sicuramente il Covid-19 ci ha dato una bella sberla, sicuramente ha scioccato tutto il mondo e anche l'Italia. Ma il mondo si stava già modificando, delle tendenze concettuali, degli argomenti venivano dibattuti da più fronti e anche urlati a volte, no? Quindi si è parlato tanto di ambiente, di tutela dell'ambiente, di riciclo, di salute, di sicurezza. E tutti questi argomenti sono improvvisamente esplosi con la pandemia del Covid-19, nel senso che se prima era molto chiaro a tutti che comunque era importante tutelare l'ambiente, era importante riciclare alcuni diciamo alimenti piuttosto che elementi, anche se era tutto molto evidente, insomma, che tutto questo portava dei riflessi sulla nostra salute, sulla nostra sicurezza e sulla sicurezza del mondo in generale, la pandemia, così violenta, così veloce, così globale, ha sicuramente posto tutto il mondo di fronte a un mondo profondamente cambiato e questa pandemia ha a sua volta prodotto degli effetti a catena molto, molto profondi che hanno influito sul nostro modo di vivere. Quindi ha prima di tutto influito sui movimenti. Ha influito su una limitazione improvvisa dei nostri movimenti e dei movimenti di alcune merci, oltre a creare sicuramente in tutti noi un timore, una paura, che è quello della malattia, come posso dire, della conservazione della nostra salute.
E quindi tutto questo ci ha fatto pensare anche agli alimenti che magari noi mangiavamo, a quanto fossero sani, a quanto fossero contaminati, oppure quanto fossero confezionati e quindi protetti. E quindi ognuno ha iniziato a fare dei propri ragionamenti, diciamo, a valle di questa pandemia. E tutto questo ha creato delle trasformazioni nei mercati e nei bisogni, per cui improvvisamente con la pandemia, che ripeto, ora ne parlo perché non avrebbe senso non parlarne, perché siamo tutti collegati da più o meno da casa, perché ancora stiamo smaltendo questo avvenimento, no? Però chiaramente questo poi dopo si ricongiungerà in un ragionamento organico. Però la pandemia ha sicuramente trasformato i mercati improvvisamente, e ha fatto crollare ovviamente delle richieste e ha fatto aumentare altre richieste, per cui banalmente tutti i dispositivi di protezione adesso sono sicuramente sono oggetti che vengono richiesti in grandi quantità da tutto il mondo e anche con grande urgenza, ma parallelamente diciamo il fatto, la limitazione dei movimenti ha prodotto altri tipi di bisogni. Sicuramente bisogni di tipo tecnologico, quindi tutti abbiamo più o meno continuato a lavorare da casa o comunque abbiamo voluto mantenere dei contatti con il mondo esterno e quindi la richiesta e la necessità, il bisogno di connessioni, di strumenti informatici, di tablet piuttosto che di smartphone, ma anche e soprattutto la necessità di connessioni valide, di connessioni stabili. Ecco, tutto questo mondo ha sicuramente subito un'impennata improvvisa. Le altre foto mostrano dei comportamenti d'acquisto modificati. Quindi il fatto di fare la fila per entrare in un negozio e magari di uscire tendenzialmente a piedi, e quindi ha rimesso in circolo sicuramente tutti i carrelli, no? Per fare la spesa, quindi anche di questo oggetto molto banale, se volete anche un po' antico, in realtà è aumentata moltissimo la richiesta. Ma è evidente che questo tipo di modalità di consumo diverso cosa ha prodotto? Ha prodotto sicuramente un aumento notevolissimo degli acquisti online. Quindi, se il mondo cambia, le richieste cambiano, i consumatori hanno nuove esigenze, hanno nuove modalità di acquisto, beh, conseguentemente devono cambiare le strategie di marketing e le strategie di comunicazione che le aziende utilizzano perché il pubblico, diciamo, il proprio mercato, no? Il proprio target di mercato, fino a ieri conosciuto bene o conosciuto benissimo da alcune aziende, in realtà oggi si è modificato ed è in uno stato anche emotivo diverso. Ecco perché le strategie di marketing poi devono modificarsi e cambiare. Come è possibile navigare in questo mondo così sconvolto, diciamo, e così anche un po' impreparato, no? A questi cambi repentini, beh, le aziende sicuramente devono aggrapparsi a qualcosa di solido, perché nessuno in questo momento, veramente nessuno ha le ricette della felicità, no? Quindi nessuno ha esattamente chiaro qual è la soluzione giusta per superare la crisi. Quello che dobbiamo assolutamente fare, che le aziende devono fare, è aggrapparsi a un metodo. Quindi è importante studiare, analizzare, verificare i dati, costruire dei piani e con metodo e controllo, ovviamente puntuale e solerte, insomma, eventualmente modificare il proprio piano, non appena i dati si possono modificare.
Questo è sicuramente un aspetto, così come l'altro aspetto su cui diciamo anche questo periodo difficile ha posto diciamo una sottolineatura è la preparazione delle persone, le competenze delle risorse umane. Certamente le capacità e le competenze delle persone permettono ai singoli o ai singoli dentro delle organizzazioni di essere rapidi nei movimenti, rapidi diciamo, nel cambio di rotta che, come abbiamo detto, diciamo, diventano un po' una quotidianità e quindi questo è sicuramente un altro elemento che adesso anticipo, ma che poi riprenderemo in un secondo momento. Bene. Questo praticamente l'ho già detto, no? Quindi abbiamo visto che lo shock della pandemia di questi mesi ha sicuramente spinto un utilizzo della tecnologia, sia diciamo da un punto di vista privato che da un punto di vista lavorativo, verso l'alto. Quindi dispositivi di ogni tipo, applicazioni di ogni tipo, siti, software per comunicare. Beh, ci siamo dovuti cimentare con l'utilizzo di tutte queste nuove soluzioni che comunque ci hanno aiutato, è indubbio, ci hanno aiutato in questo periodo. Quindi la trasformazione digitale che comunque in Italia avveniva, ma avveniva diciamo con un ritmo piuttosto contenuto, la pandemia sicuramente ha dato una grande accelerata da questo punto di vista, sia a livello aziendale che a livello individuale. Così come appunto anche nei comportamenti d'acquisto abbiamo visto che l'acquisto online e quindi l'aumento delle transazioni di commercio elettronico hanno sicuramente visto una grandissima crescita. Quindi vediamo che secondo diciamo, anche i dati ufficiali che poi ha prodotto Nielsen, nell'ultima settimana di febbraio i prodotti di largo consumo venduti online in Italia sono aumentati dell'81% rispetto alla stessa settimana del 2019. Quindi questi sono numeri, come dire, molto particolari per un paese come l'Italia, che ha sempre amato comunque continuare ad acquistare anche in maniera tradizionale. L'Italia e la Spagna sono tra i paesi con il più basso tasso di penetrazione dell'e-commerce in Europa, rispettivamente con il 4 e il 5% del fatturato totale del commercio al dettaglio, quindi molto meno rispetto ad altre realtà. È presumibile che passata questa crisi da Covid-19, comunque le abitudini di acquisto degli italiani e anche degli spagnoli effettivamente cambieranno, nel senso che sicuramente la confidenzialità che hanno acquisito in questo periodo con gli acquisti digitali probabilmente rimarranno nel tempo. E quindi questa situazione sicuramente sarà una situazione agevole e utile per tutte quelle aziende che nel frattempo si erano già organizzate e si erano già digitalizzate. Quindi, diciamo, fatta questa premessa che introduce piano piano gli argomenti che vogliamo avvicinare oggi, le domande che ci sorgono spontanee quali sono? Beh, siamo pronti noi italiani a questa rivoluzione digitale? Siamo pronti noi aziende italiane a questa rivoluzione digitale? Ma noi imprenditori siamo diciamo, consapevoli dell'importanza di essere all'interno di questa rivoluzione. E una seconda domanda che unisce gli argomenti di oggi è questa: noi aziende italiane possiamo sopravvivere senza avere contatti e scambi con aziende di altri paesi?
Beh, le risposte sono, diciamo, appaiono quasi ovvie, no? Nel senso, siamo pronti noi italiani alla rivoluzione digitale? Beh, ci siamo attrezzati in fretta e come sempre noi italiani poi siamo anche rapidi nelle trasformazioni, ma sicuramente non ne avevamo voglia, ecco. Noi amiamo comunque come popolazione, ma probabilmente spinti dalla propria geografia, morfologia del nostro paese, amiamo ancora molto vivere nelle strade. Noi stiamo in città bellissime, abbiamo centri storici antichi, abbiamo l'arte, ci piace uscire, ci piace andare in piazza e ci piace sicuramente vedere, guardare le vetrine vere. Ecco, però è evidente che questa situazione ci ha portato di fronte a una nuova realtà. Probabilmente il nostro paese è un paese comunque piccolo come estensione, è un paese popoloso rispetto ad altri. Per noi è facile uscire di casa e vedere, diciamo, dei borghi e dei negozi e trovare dei luoghi di incontro per scambiarsi opinioni. Ecco, è proprio nella nostra cultura, ma probabilmente assolutamente favorito dalla nostra geografia e dalla nostra morfologia del territorio. Questo, diciamo, come prima risposta. Invece, sulla seconda, ovvero possiamo noi pensare come paese Italia, come sistema industriale italiano, di poter sopravvivere rinunciando o limitando i nostri contatti con aziende di altri paesi e con target di mercato di altri paesi? La risposta è no, anche questa, perché? Perché l'Italia, come dire, è un paese piccolo ma conosciuto, è un paese famoso nel mondo per tutta una serie di produzioni che non sono solo legate al mondo del food, al mondo del fashion, ma anche e soprattutto legato al mondo delle tecnologie e dei macchinari. E tutta la nostra economia comunque si basa su una forte propensione all'export. Quindi noi dobbiamo, nonostante tutto, nonostante il fatto che ci troviamo in un mondo trasformato, correre per colmare alcune nostre carenze tecnologiche e digitali e continuare a mantenere i contatti, anzi, se possibile, a sviluppare sempre più e a promuovere il nostro territorio, i nostri prodotti verso gli altri paesi del mondo. Quindi questa è una situazione di non facile, come posso dire, di non facile gestione. Bene, allora andiamo avanti. Che cos'è il marketing internazionale? Allora, il marketing non è sicuramente, partiamo dal concetto di marketing, non è sicuramente un insieme di trucchetti per vendere. Il marketing è una scienza che sicuramente si basa su tutta una serie di elementi e dati che vengono dal mercato e che poi diciamo, ha portato alla declinazione e alla teorizzazione di tutta una serie di metodologie attraverso le quali le aziende o le persone si contestualizzano nel mondo. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il marketing non è semplicemente o banalmente, come ogni tanto si sente descrivere, una scienza che permette di vendere i nostri prodotti. È qualcosa di molto più ampio, molto più rotondo, molto più pervasivo. È un insieme di comportamenti che un'azienda o alle persone possono assumere per contestualizzarsi nell'ambiente nel quale vogliono muoversi. Quindi non parliamo di vendite, ma parliamo di essere presenti in un ambiente, essere apprezzati in un ambiente, essere capaci di comunicare all'interno di questo ambiente tutta una serie di valori. Quindi, il marketing è un processo manageriale, che è
come dire, finalizzato alla soddisfazione di bisogni ed esigenze di target di mercato. E questa soddisfazione del cliente avviene attraverso la fornitura di un prodotto o l'erogazione di un servizio creando del valore. Quindi vedete che è qualcosa di molto più profondo di una semplice, con tutto il rispetto ovviamente del termine vendita. È un processo attraverso il quale un'azienda si trasforma in un'azienda utile. Perché? Perché crea del valore per il cliente e propone un prodotto o un servizio che permette a quel cliente di vedere soddisfatto il proprio bisogno o la propria esigenza. È un'arte il marketing, è una scienza che permette di identificare delle soluzioni per soddisfare le esigenze di un mercato di riferimento che l'azienda ha scelto, ottenendone ovviamente un profitto. È una disciplina che studia le combinazioni ottimali delle caratteristiche dei prodotti, quindi analizza il prodotto in tutte le sue componenti per renderlo, usiamo questa parola, performante, per renderlo assolutamente adatto a soddisfare le necessità di un gruppo di clienti. Sicuramente il marketing è un processo, quindi è un insieme di attività di promozione, di distribuzione e di determinazione del prezzo di beni e servizi proprio per soddisfare al meglio le esigenze del cliente. Quindi è un insieme di attività che permettono al target di mercato che l'azienda ha scelto di servire è un processo che permette di informare, di comunicare, organizza i movimenti dei prodotti e quindi organizza, diciamo, tutte le modalità migliori per far arrivare il prodotto nel momento giusto al cliente e è un insieme di ragionamenti che portano alla determinazione di un prezzo che è il prezzo considerato corretto dal nostro target di mercato. Quindi vedete che il marketing sconfina e si diciamo, addentra in argomenti molto molto diversi che vanno dallo studio del cliente alla distribuzione dei prodotti, passando naturalmente per tanti altri argomenti. Quindi il marketing concretizza all'interno di un'impresa perché? Perché un'azienda deve elaborare una propria strategia di marketing e quindi deve individuare le esigenze o creare le necessità di una serie di consumatori e avendo identificato queste esigenze, queste necessità, l'azienda poi sarà in grado di soddisfarle attraverso dei prodotti che sono stati concepiti proprio per soddisfare quella necessità. Il marketing costruisce delle condizioni perché affinché gli acquisti avvengano in maniera ripetitiva. Quindi il marketing non mira unicamente a vendere dei prodotti, mira a fidelizzare un cliente affinché i propri acquisti si ripetano nel tempo, in maniera, diciamo, ripetitiva e con reciproca soddisfazione. Come se fosse un patto, no, di lealtà tra l'azienda e il cliente stesso. Inoltre, il marketing è una disciplina che analizza, pianifica e realizza tutte quelle azioni che favoriscono la vendita dei prodotti, dove la finalità non è la vendita del prodotto stesso, ma la soddisfazione del cliente, perché l'obiettivo appunto è che quel cliente torni una seconda, una terza, una quarta volta. Quindi
Marketing non è un termine che deve essere confuso con il termine business. A volte questo, diciamo, questo fraintendimento si verifica, quindi marketing e business non sono due sinonimi. Così come il business plan è un piano d'impresa e quindi è un documento che formalizza e sintetizza un'idea di business e spiega come questa idea di business si può concretizzare, coinvolgendo le diverse parti dell'azienda, il piano di marketing si focalizza invece solo e unicamente sugli aspetti che riguardano al modo in cui l'azienda ha deciso di relazionarsi con il mondo. Quindi il piano di marketing è un documento molto importante che descrive come un'azienda vuole comunicare con il proprio mercato, come vuole servirlo, come vuole fidelizzarlo e via di seguito. Quindi è un piano che si integrerà con un business plan, ma è un piano che riguarda quindi in maniera rotonda tutte le manifestazioni e le relazioni che uniscono l'azienda con il proprio mercato. Andiamo avanti perché dobbiamo parlare di marketing internazionale. Quindi abbiamo detto che cos'è il marketing, abbiamo detto che un'azienda decide, no, quale deve essere il proprio mercato, un'azienda deve elaborare una propria strategia di marketing e a questo punto introduciamo il marketing domestico rispetto al marketing internazionale. Molto spesso diciamo marketing domestico, marketing nazionale, viene quasi contrapposto rispetto al marketing internazionale. Ma arriviamo alla definizione precisa di questi concetti. Intanto, noi stiamo parlando di marketing anche in relazione al tema della tecnologia. La tecnologia ha abbassato le barriere all'ingresso diciamo in nuovi mercati. La tecnologia ha semplificato molti aspetti. E quindi il marketing internazionale non rappresenta la traduzione del marketing domestico. Il marketing internazionale non è l'estensione del marketing domestico dal paese Italia ad altri paesi. E assolutamente non deve essere contrapposto necessariamente al marketing domestico. Quindi il modo migliore per internazionalizzarsi è creare un sistema di marketing domestico per ogni paese in cui si intende essere significativamente presenti. Quindi, se noi siamo un'azienda italiana, produciamo scarpe e abbiamo una nostra un nostro piano di marketing da attuare in Italia, come facciamo a immaginarci quale può essere il nostro piano di marketing per vendere le nostre scarpe in un altro paese, che può essere la Germania piuttosto che il Sudafrica? Beh, non è un discorso semplicemente, unicamente di traduzione di quello che abbiamo scritto per l'Italia per un altro mercato. Significa in realtà affrontare il nuovo mercato, qualunque esso sia, come se fosse il primo giorno e significa affrontare questo nuovo mercato come se fosse un altro nostro mercato domestico. Perché elaborare un piano di marketing significa conoscere il proprio target di mercato, che se poi appartiene a un'altra cultura, a un altro paese, con altre leggi, con altre religioni, con altri panorami o con altri clima, beh, sicuramente il nostro piano, il nostro nuovo piano di marketing, in questo caso internazionale, dovrà assolutamente tenerne conto. Quindi, giusto per intendersi,
questa anche distinzione, no, tra marketing domestico e marketing internazionale, a volte può essere una distinzione, come posso dire, anche non molto costruttiva. Perché? Perché una volta che un'azienda ha scelto di servire determinati mercati, dovrà comportarsi su questi mercati così come si comporta nel proprio mercato domestico. Quindi, mi ripeto, il modo migliore per internazionalizzarsi è creare un sistema di marketing che dialoghi in maniera dedicata con il paese in cui si intende essere significativamente presenti. Quindi un'azienda deve costruire delle relazioni con il mercato di riferimento che vuole servire. Introduco, per poi prendere un nuovo, relativamente nuovo concetto, che è quello della glocalizzazione. La glocalizzazione si attua attraverso diverse attività, nel senso che glocalizzazione è un termine che unisce il termine globalizzazione con quello di localizzazione, no? Quindi sembra anche piuttosto difficile tenere insieme il concetto di globale con il concetto di locale, però questo nuovo concetto è nato appunto perché è importante oggi ragionare e concepire prodotti e servizi ideati per un mercato globale, ma personalizzabili rispetto a delle esigenze locali, che possono essere di tipo legislativo, di cultura, di lingua, di temperatura e quant'altro. Quindi bisogna concepire dei prodotti e dei servizi che, pur avendo delle caratteristiche di globalità, abbiano la possibilità di inserire delle personalizzazioni tipiche di un'area locale. E l'uso della tecnologia della comunicazione digitale ha sicuramente agevolato questo tipo di processo, processo che è stato già assorbito da diverse aziende. E è vero comunque che, diciamo, in un mondo così complesso e articolato, è difficile trovare delle soluzioni radicali. Per cui un'azienda si comunica a livello globale attraverso le tecnologie digitali, quindi questo abbassa, no, delle barriere geografiche e temporali, ma contemporaneamente molto spesso decide in maniera opportuna di creare delle strutture organizzative locali, proprio per monitorare e controllare i bisogni locali e quindi essere poi in grado, pur nella globalizzazione, di dare delle risposte invece molto molto personalizzate. Quindi il marketing internazionale non si pone l'obiettivo di essere in grado di vendere all'estero, ma bensì di identificare un piano, un progetto strategico di presenza strutturata su un mercato internazionale. Perché l'azienda ha deciso di voler dialogare con il mercato di un determinato paese. Quindi il marketing è quella disciplina che crea tutte le condizioni per essere visibili e per essere percepiti come una presenza domestica, come una presenza locale, anche se non siamo un'azienda di quel paese. Una volta create queste condizioni, allora il marketing sicuramente ha anche come ripercussione il fatto di riuscire a sostenere e
e a sviluppare le vendite all'estero. Quindi non è un suo obiettivo, ma è sicuramente una conseguenza. Oggi peraltro è molto difficile riuscire a individuare un modello di internazionalizzazione comune e valido per tutte le imprese, in particolare se ragioniamo di PMI. Quindi non è facile assolutamente trovare delle ricette prefabbricate. L'ho detto all'inizio del nostro collegamento, lo ripeto adesso e lo ripeterò ancora, perché ogni realtà è composta da caratteristiche diverse, ogni azienda è composta da caratteristiche diverse e dall'insieme di sapientemente bilanciato di tutti questi elementi, poi nascono dei profili e delle soluzioni che permettono a un'azienda di internazionalizzarsi secondo la propria strategia, ma sicuramente secondo le proprie possibilità. Le attività di marketing, infatti, ed è quello che abbiamo ho cercato insomma in qualche maniera di dirvi, le attività di marketing, devono essere coerenti e adeguate al contesto in cui l'azienda vuole muoversi, sapendo che il contesto è in continua trasformazione, quindi non è che presa una certa decisione, assunto un certo comportamento, possiamo pensare che quel comportamento sia valido per sempre. Quindi dobbiamo sempre monitorare i cambiamenti che avvengono nel mercato. Prova ne è la pandemia, no? Che ha trasformato in una settimana le caratteristiche, le richieste di quasi tutti i mercati del mondo. Quindi, posto che quindi il contesto si trasforma continuamente, in cosa si trasforma? Si trasforma nella domanda, si trasforma nella modalità distributiva dei prodotti, si trasforma nel sistema politico dei vari paesi e si trasforma anche nel sistema dell'offerta. Quindi, trasformandosi questi aspetti, diciamo, essi stessi provocano poi delle richieste diverse che impongono alle imprese di cambiare. Allora, proviamo ad avvicinarci a quello che vive quotidianamente un'impresa. Allora, sicuramente se noi analizziamo delle grandi imprese, delle multinazionali, delle imprese strutturate, ecco, sicuramente le imprese di una certa dimensione sono internazionali già da molto tempo e possono aver adottato questa scelta aprendo direttamente delle proprie presenze all'estero oppure creando delle reti di vendita piuttosto articolate. Le piccole e medie imprese invece hanno sempre fatto un po' più fatica, diciamo, nell'internazionalizzarsi. Sono state invece molto brave, molto dinamiche in un'attività di esportazione. Quindi, questo l'avrete sentito dire mille volte, no? L'Italia è un paese costituito da piccole e medie aziende, anzi, l'Italia è un paese costituito prevalentemente da piccole imprese. Anzi, secondo la definizione europea, da microimprese. E queste piccolissime aziende non hanno la forza, diciamo, di internazionalizzarsi, ma hanno sicuramente la tenacia e la capacità per esportare. E questa esportazione, il più delle volte, viene fatta utilizzando degli intermediari. Quindi degli agenti o dei rappresentanti. Questa è un po' la fotografia
dell'Italia. Però l'esportazione indiretta, perché l'esportazione tramite intermediari viene appunto chiamata esportazione indiretta, non permette una conoscenza approfondita del mercato e quindi lascia, delega in qualche maniera proprio a questi intermediari il potere, la capacità di interloquire col mercato di riferimento estero. Perché sottolineo questo? Perché se fino adesso abbiamo parlato di marketing, abbiamo detto che il marketing è una disciplina che aiuta le imprese a entrare in contatto con il mercato che vuole servire, se non si controlla il mercato perché si lascia o si delega completamente l'attività di comunicazione con questo mercato a un intermediario che oggi c'è e domani potrebbe non esserci più, beh, cosa vuol dire? Vuol dire che le piccole e medie imprese non hanno il controllo sul mercato e quindi non riescono ad attuare delle decisioni di marketing positive. Il livello di internazionalizzazione di un'azienda è determinato non solo dall'esportazione delle merci, ma anche dalle modalità mediante le quali queste esportazioni avvengono. Quindi l'importante è certamente vendere all'estero, ma direi che oggi è importante capire come, con chi si espone, diciamo, i nostri prodotti arrivano sui mercati esteri, ma soprattutto bisogna cercare di costruire un collegamento, una comunicazione, una relazione con il nostro mercato di riferimento, ancorché poi non si venda attraverso degli intermediari. Un'azienda può svilupparsi all'estero secondo diverse strategie, secondo diverse modalità. E questo schema semplice vi illustra come in realtà la modalità di sviluppo all'estero è combinazione di due elementi, di due criteri che dobbiamo tenere sotto controllo. Uno è l'investimento e l'altro è però il controllo sulle attività. E quindi cosa vediamo? Vediamo che quanto più l'investimento è alto, tanto maggiore è il controllo che l'azienda ha del mercato estero e viceversa. Per cui potete vedere esattamente gli estremi dove abbiamo un'esportazione indiretta, quindi tramite un agente, un distributore. E quindi una modalità di sviluppo estero con basso investimento, però implica un basso controllo delle attività estere, una bassa conoscenza del cliente, una bassa relazione, interazione con il mercato di riferimento. Diversamente, la creazione di un'unità produttiva o commerciale all'estero prevede sicuramente un investimento maggiore, ma un controllo delle attività di gran lunga superiore. Quindi, se noi stiamo vivendo in un mondo dove è importante dialogare con i mercati esteri, perché dobbiamo far percepire a questi mercati che noi non siamo stranieri, ma siamo aziende pur con diciamo, sede all'estero, però domestica, o comunque diciamo, dobbiamo apparire come una società che non tradisce, come una società di cui ci si può fidare. Ecco, allora diventa quanto mai importante avere controllo su una serie di attività, appunto, di presidio del mercato. Quindi se più del 90%, più del 95% delle aziende italiane sono microimprese e esportano in maniera indiretta, noi vediamo già che quindi il controllo sulle attività, le piccole e medie imprese, sulle attività, il controllo delle attività sui mercati esteri non ce l'hanno granché. Quindi si può migliorare.
Quali sono gli step dell'internazionalizzazione? Beh, questo schema, che fa parte di una pubblicazione che abbiamo curato, rappresenta molto bene tutti gli step dell'internazionalizzazione. Quindi, quando un'azienda vuole avvicinarsi a un mercato estero, che cosa deve fare? Beh, prima sicuramente deve seguire una fase diagnostica, deve cercare di capire e deve soprattutto capire se stessa. Nel senso che deve capire quali sono le proprie caratteristiche, i propri punti di forza, le proprie innovazioni, le proprie modalità, e le proprie capacità finanziarie anche, per valutare quindi, quali saranno i mercati accessibili per, l'azienda di cui stiamo trattando, no? Quindi, prima di tutto, bisogna cercare di capire se stessi e le proprie capacità, possibilità per operare all'estero. Un secondo passaggio è invece un passaggio legato a di studio, legato ai mercati. Quindi bisogna fare delle analisi di mercato, delle analisi di settore per arrivare alla definizione, di quali mercati affrontare per primi, magari, però su quali mercati concentrare le nostre forze e i nostri sforzi. Proprio perché siamo magari delle piccole aziende e quindi abbiamo anche delle disponibilità finanziarie di un certo tipo finite, comunque, allora questi investimenti dovranno essere focalizzati su alcuni mercati specifici scelti e non devono essere utilizzati a 360 gradi su tutto il globo. Quindi, una volta capito chi siamo e dove possiamo muoverci, una volta analizzati dei mercati e scelti quindi i mercati più adatti a noi, bene, allora possiamo verificare anche se internamente siamo organizzati al meglio per affrontare i mercati esteri, se i nostri colleghi e i nostri dipendenti possiedono tutte le competenze necessarie oggi per poter muoversi sui mercati internazionali. E quindi parlo di competenze di vario genere, perché proprio perché noi stiamo parlando di internazionalizzazione di un'impresa e non di una semplice vendita all'estero. Quando io parlo di formazione e di preparazione, parlo di una preparazione completa di tutta l'azienda, perché nessuno è escluso da questa trasformazione. Se un'azienda decide di avvicinare dei mercati esteri per la prima volta o di avvicinarne dei nuovi, questa è una decisione strategica, non è una decisione commerciale. L'azienda decide di aprirsi al mondo e quindi tutti devono essere preparati. E quindi quando dico questo, parlo certamente di conoscenza di lingue, ma non solo, sicuramente conoscenza di tematiche legate alle tecniche del commercio estero, quindi relativamente alle dogane, ai contratti, alle forme di pagamento, alle modalità di assicurazione, ma non solo, sicuramente da un punto di vista della comunicazione, no? Quindi comunicazione digitale e non solo. Sicuramente l'azienda dovrà imparare a comunicare verso mercati nuovi, ma anche chi acquista dall'estero, quindi tutti coloro che si occupano della funzione acquisti o logistica, devono essere pronti a operare con spedizionieri, per esempio, internazionali, e devono sapere quali sono tutti i documenti necessari per importare o per esportare. Ma non ultima, la nostra centralinista deve essere in grado di muoversi, e, come posso dire, anche con un'attenzione particolare agli usi e ai costumi, con dei possibili compratori o operatori che ci contattano telefonicamente. Quindi nessuno è escluso da questo punto di vista. E quindi è importante che venga fatta un'attività di training o un'attività di coaching, quindi di assistenza anche personalizzata ai vari operatori. Bene, fatto anche questo passaggio, quindi deciso dove andare, bisogna
ragionare e stendere un piano, che è un piano strategico, che deve descrivere, una volta deciso la destinazione geografica, come andare in questo mercato, con chi andare, quanto investire, dove recuperare fonti di finanziamento per appunto finanziare questo investimento. E all'interno di questo piano c'è anche un piano di marketing, perché forse bisogna adattare il prodotto al mercato servire, forse certamente bisognerà adattare, implementare, ampliare l'attività di comunicazione legata a questi prodotti e a questi mercati. Quindi bisognerà implementare magari alcuni strumenti legati alla comunicazione digitale, forse anche alla comunicazione, diciamo, tradizionale. Sicuramente si può elaborare un piano promozionale, cioè si può decidere di essere presenti in alcuni luoghi fisici o virtuali per farci conoscere appunto dal mercato che noi vogliamo raggiungere. Questa è una parte molto importante, una parte legata al tema, diciamo, la stesura del piano strategico, è un tema legato al concetto di pianificazione, cioè un'azienda deve crearsi un proprio progetto con l'indicazione anche di aspetti temporali, qualitativi ed economici. Perché? Perché mentre noi stiamo cercando di attuare questo piano, cioè di renderlo concreto, il piano mi permette di fare un monitoraggio e di vedere se io sto muovendomi così come avevamo pianificato. E se per caso ci discostiamo dal piano che avevamo fatto, questo non necessariamente è un problema, però ci permette di monitorarlo. Ecco, quindi la pianificazione e il controllo ci permette di tenere, diciamo, sotto osservazione gli eventuali scostamenti e quindi di prevedere eventuali soluzioni per sostenere questi scostamenti e quindi per non farci trovare impreparati in situazioni non previste. Questo ovviamente è il cuore di tutto il percorso. Fatto tutto questo, quindi deciso qual è il nostro piano strategico e quindi identificate tutte le azioni che vogliamo intraprendere, beh, bisogna farle. E quindi in questo paese, tendenzialmente, fino a 2 mesi fa, io vi avrei detto, beh, andate in questo paese, cercate di capirlo molto bene, di comprenderne la cultura, di comprenderne le pulsioni, no? I limiti, le possibilità economiche. E andate in questo paese perché dovete trovare un partner locale col quale sviluppare il mercato, partner che può essere un intermediario, che può essere un partner tecnologico, che può essere un partner di media partner, quindi legato alla comunicazione, può essere un partner legato alle forniture, insomma, possono esserci tanti partner, diciamo, diversi. E chiaramente, dopo fatto questo, trovato anche il partner, ovviamente l'attività dovrebbe partire in maniera regolare e obbligo ovviamente dell'azienda è non delegare totalmente a questo nuovo partner la gestione dello sviluppo del prodotto sul mercato internazionale al 100%, ma continuare a controllare, a monitorare, ad aggiustare il tiro e a lavorare insieme al nostro partner estero per sviluppare insieme il mercato. Bene, ieri, diciamo, fino a qualche mese fa vi avrei detto, cercate di conoscere il mercato sul quale vi volete, sviluppare e consolidare. Oggi questo non ve lo posso dire, oggi spero naturalmente tra 1 mese di potervelo dire nuovamente, ma oggi non è possibile andare a conoscere un paese, non è possibile andare a conoscere potenziali partner e farci un'idea guardandoli in viso. Oggi non è possibile perché la limitazione dei movimenti chiaramente ce lo impedisce, però non possiamo aspettare. E quindi è necessario attuare tutta una serie di,
soluzioni tecnologiche appunto e digitali che ci permettono di annullare degli spazi, annullare degli aspetti temporali e ci avvicinano, anche se virtualmente, ci avvicinano ovviamente a questi mercati esteri. E questo lo riprendiamo. Quindi, diciamo, questo è un altro modo per rappresentare quello che vi ho appena descritto. Prima vi ho descritto il processo di internazionalizzazione di un'impresa, questo invece è uno schema che mi rappresenta il contenuto di un piano di marketing internazionale, che è appunto il piano che mi mette in contatto col mercato che voglio servire. E quindi è necessario assolutamente approfondire e comprendere il mercato che vogliamo avvicinare, dobbiamo capire dove andare, come andare, con chi andare, con quale combinazione di prodotto proporci su questo mercato, quindi il famoso marketing mix, prodotto, prezzo, distribuzione, comunicazione. Sapete che è un mix equilibrato di caratteristiche di questi aspetti del prodotto che creano appunto il mix giusto per quel target di mercato. Naturalmente dobbiamo fare un po' di conti perché alla fine poi i numeri devono sempre tornare e dobbiamo controllare. Questo è un altro schema che nasce da un'analisi che ha fatto la Doxa alcuni anni fa e che metteva in evidenza quali erano i canali attraverso i quali le imprese raccoglievano contatti che poi potevano diventare clienti o partner. E si vede, diciamo, che diciamo, il comportamento tra le piccole e le grandi imprese e le piccole e le medie imprese è abbastanza simile, ma vediamo che il primo canale che le piccole e medie imprese italiane identificano come il canale attraverso il quale recuperare contatti sono le fiere. Poi c'è un passaparola che esiste comunque, un passaparola positivo che esiste tra le imprese, quindi sono segnalazioni di altre imprese e la fonte, diciamo, web internet è posizionata al terzo posto, poi vi è una percentuale, diciamo, legata alle segnalazioni che arrivano dalle associazioni di categoria o dai soggetti pubblici o dalle banche, ma moltissime aziende non sapevano rispondere a questa domanda, no? Quindi non si erano magari neanche mai poste molto bene il problema della fonte della provenienza, insomma, dei contatti. Ecco, questo per dire che ancora una volta, diciamo, la nascita dei contatti avveniva comunque in una modalità in presenza, no? Quindi assolutamente offline. Andiamo avanti però, quindi fino adesso abbiamo parlato di marketing, di piano di marketing, di quanto sia importante ragionare in termini di marketing e non solo di vendite, di quanto sia importante quindi creare la ricetta giusta per essere presenti, apprezzati su un certo mercato, come se fosse il nostro mercato domestico e quindi come sia, diciamo, di limitato impatto, la soluzione di tradurre semplicemente una ricetta nazionale, una ricetta domestica in una lingua straniera. Ecco, questa è una soluzione che non porta a grandi risultati. Ma incrociamo tutti questi ragionamenti con il tema della trasformazione digitale, e di Industria 4.0. Diciamo che
la trasformazione digitale assume un valore ancora più urgente e fondamentale dopo che abbiamo vissuto questo periodo, diciamo, di emergenza e di urgenza. Industria 4.0 ha introdotto tutta una serie di tecnologie, diciamo avveniristiche, che permettono sostanzialmente di sviluppare collegamenti e connessioni a distanza, anche a grandissima distanza. Quindi si parla di Internet of Things, si parla di intelligenza artificiale, si parla di soluzioni cloud, di data analysis, perché in realtà tutti questi concetti, che adesso non approfondisco perché certamente sapete di che cosa stiamo parlando, parliamo di tecnologie spinte che permettono sostanzialmente di collegare, di comunicare, di collegarci a grandissima distanza, potendo però intervenire sulle attività che avvengono dall'altra parte del mondo. E quindi tutte queste tecnologie sono tecnologie che ci avvicinano e che ci permettono di lavorare insieme, di coordinarci al meglio e di governare attività a grandissima distanza. Quindi sostanzialmente il vero tema è la connettività, è la connessione tra macchine anche estremamente, tecnologie estremamente lontane attraverso questi, queste soluzioni e questi collegamenti. E questi processi, cioè quando si parla di trasformazione digitale, si pensa sempre a Facebook, a Google, cioè oppure a delle start-up digitali, a ragazzi che inventano delle app, ma in realtà questo processo non riguarda solamente diciamo il mondo dell'ICT, ma riguarda qualsiasi tipo di azienda e anche di qualsiasi dimensione, e anche se operano in mercati molto diversi tra di loro. Quindi la rivoluzione digitale, la chiamerei, ha preceduto la rivoluzione Industria 4.0, che permette quindi di governare processi anche molto molto lontani, annullando così la barriera del tempo e dello spazio. Infatti, il digitale cambia la dimensione spaziale e temporale del business, demolisce sostanzialmente la distanza fisica, creando potenzialmente dei mercati infiniti e quindi distrugge delle barriere spaziali, e inoltre dà libero accesso all'offerta dei prodotti e dei servizi in qualsiasi momento del giorno e della notte, quindi garantendo anche tutta una serie di risposte automatiche e non, o presenze virtuali che non conoscono mai interruzioni, e quindi anche da un punto di vista temporale si abbatte qualsiasi tipo di vincolo, non esiste più l'orario, diciamo, d'ufficio per poter interloquire con qualcuno. Adesso probabilmente noi riusciamo tutti i giorni, a tutte le ore del giorno e della notte, ad avere un riscontro con un operatore che si è attrezzato da un punto di vista digitale. Questa è veramente una rivoluzione, ed è una rivoluzione che non attiene unicamente a un aspetto tecnologico, è una rivoluzione che ha modificato il nostro modo di vivere, il nostro modo di relazionarci, il nostro modo di comunicare, e non ha, non esclude nessuno, grandi, piccoli, diciamo, consumatori o produttori. Questa è veramente una rivoluzione che, diciamo, partendo con una caratteristica tecnologica, in realtà è arrivata a influire su ciascuno di noi in maniera culturale. Parliamo ancora una volta di noi, no? Si dice sempre, no? La maturità digitale delle imprese italiane è scarsa.
Proviamo a ragionare su questi assunti, no? Il 77,5% delle imprese italiane utilizza tecnologie chiave di digitalizzazione o investe in questo settore. Quindi il 77% non è neanche malissimo, no? La propensione ad adottare il digitale aumenta man mano che aumenta la dimensione delle aziende. Nel caso di grandi aziende, quindi con più di 500 dipendenti, il livello, diciamo, di digitalizzazione aumenta e quindi il 97% di queste imprese grandi sono digitalizzate. Ma allora perché, queste affermazioni convivono? Cioè si dice che l'Italia non ha una maturità digitale elevata, ma contemporaneamente vediamo queste percentuali nell'adozione di sistemi digitali dentro le imprese. Allora, un tema è che in realtà in Italia c'è un investimento in digitalizzazione che sta aumentando sempre di più. Il problema è che di solito ognuno adotta la soluzione digitale che crede, ecco, a volte non ragionando bene sulla necessità di coordinamento e di interconnessione con gli altri. Quindi magari l'investimento è stato fatto, se prendiamo la digitalizzazione in maniera avulsa da tutto il resto, il numero appunto non è neanche, diciamo così, tremendo, ma non, queste aziende magari non riescono a connettersi al meglio con l'ambiente col quale interagiscono. Ecco, quindi c'è un tema di scelta dell'investimento. Questo può dipendere da tanti, diciamo, argomenti e da tante motivazioni che comunque magari in questo momento non affrontiamo. Quello che invece può essere interessante verificare è capire quali sono i settori più digitalizzati. Quindi certamente, sicuramente tutto ciò che riguarda la telecomunicazione, tutte le aziende che operano nel campo delle comunicazioni sono digitalizzate. Sono tendenzialmente digitalizzate tutte quelle imprese che fanno dell'innovazione un proprio cavallo di battaglia o comunque il proprio elemento di sviluppo della competitività, no? Quindi per essere competitive investono in ricerca, sviluppo e innovazione e queste aziende di solito sono digitalizzate, perché sono già entrate nel ragionamento che abbiamo affrontato prima. Le aziende di informatica ovviamente sono digitalizzate, tutte le strutture, uffici che comunque operano in maniera ausiliaria a supporto della finanza, del mondo della finanza, sono digitalizzate. Il mondo dell'editoria è digitalizzato, anche quello delle assicurazioni e anche l'industria farmaceutica. Questi sono sicuramente i settori più evoluti dal punto di vista della digitalizzazione. Perché? Perché sono settori che necessitano di una comunicazione strutturata e costante con altri paesi, cioè con altre aziende di altri paesi. E quindi questo sicuramente è un elemento che ha spinto le imprese a investire su questi aspetti. Naturalmente, però, diciamo, il trend si è avviato e quindi in maniera più trasversale comunque anche gli altri settori stanno migliorando, stanno investendo e stanno evolvendo da questo punto di vista. Bene, dopodiché la cultura digitale delle imprese italiane quindi sta migliorando, quindi una buona strategia digitale contribuisce ad aumentare il fatturato delle imprese e quindi sicuramente diciamo anche da un punto di vista della
promozione, commercializzazione dei prodotti, le imprese hanno aperto, diciamo, a un'attività più esposta, diciamo, al mondo digitale, utilizzando email marketing, utilizzando i social media marketing, e quindi cercando di utilizzare in maniera integrata un po' tutti questi strumenti. Questo è un altro schema che ci mette in evidenza come in realtà l'Italia, diciamo, è con un 6% è sicuramente rispetto ad altri paesi del mondo meno sviluppata, meno protagonista di un'attività di vendita dei prodotti in e-commerce. Bene, questi sono tutti dei passaggi, no, che l'azienda deve fare per digitalizzarsi. Quindi deve mettere al centro ovviamente l'attenzione al cliente, deve pensare che anche questo è una scelta che coinvolge tutta la struttura organizzativa, deve coinvolgere i propri dipendenti, deve integrare nel proprio processo produttivo questi investimenti in digitalizzazione. Probabilmente i prodotti verranno anche adattati e si evolveranno rispetto a queste nuove tecnologie. Sicuramente la catena distributiva e logistica e anche di fornitura potrà essere parte essa stessa di una digitalizzazione, velocizzando quindi i movimenti e l'efficienza. E sicuramente si sviluppa tutto un tema legato alla sicurezza dei dati, alla privacy e alla etica. Quindi la trasformazione digitale diciamo, coinvolge tutta la trasformazione, tutta la struttura organizzativa di un'impresa. E quindi, diciamo, veniamo un attimo a integrare, no, i vari concetti. Quindi, se abbiamo detto che non deve esistere una contrapposizione tra marketing domestico e marketing internazionale, così come non deve esistere una contrapposizione tra marketing tradizionale e marketing digitale, ecco, se questo è tutto vero, allora ci stiamo avvicinando al concetto di marketing omnicanale. La digitalizzazione dei consumatori, dei clienti e tutte le cose che abbiamo raccontato fino adesso ci fanno capire che sta cambiando la modalità di acquisto dei consumatori, no? E questa modalità contempla anche la fase precedente di informazione sul prodotto fino al suo acquisto. Quindi sicuramente oggi un acquisto avviene fatto utilizzando canali, come posso dire, diversi, non necessariamente alternativi, che però devono parlare tutti la stessa lingua e devono essere coerenti tra di loro. Per cui se noi vogliamo comprare le famose scarpe di cui parlavamo prima, benissimo, noi possiamo informarci guardando il sito dell'azienda, guardando i social network, leggendo recensioni fatte su quel particolare prodotto, dopodiché magari vedremo il prodotto direttamente nella vetrina di un negozio nel centro della nostra città, poi però andremo nuovamente a interpellare Amazon per vedere quanto costa su Amazon attraverso il nostro laptop, quindi magari compreremo quelle scarpe utilizzando il nostro smartphone. Questo per dire che oggi il processo di acquisto non è più lineare, ma diciamo tutte le varie fasi del processo di acquisto possono avvenire attraverso l'utilizzo di canali online o offline, secondo un ordine non programmato e non programmabile.
Ecco perché deve cambiare l'approccio di marketing delle imprese, tenendo presente questa nuova modalità di acquisto. Pensate che oggi è possibile, attraverso lo showrooming, è possibile che i consumatori vadano in un negozio per provare, toccare un certo prodotto, ma poi lo acquistano online tramite telefono o tramite tablet. E è possibile con il web rooming, oggi è possibile che i consumatori possano cercare sul web il prodotto che desiderano, ma poi lo vadano a acquistare in un negozio identificato appunto su una certa piattaforma e un negozio vicino magari alla loro abitazione. Quindi viene ridotto il confine tra il canale fisico e il canale online. E quindi praticamente deve vedere il processo d'acquisto da parte del cliente attraverso una prospettiva multicanale, anzi omnicanale, perché non sappiamo quel cliente quali strumenti utilizzerà e con quale alternanza. Perché questo nostro cliente può trovarsi in situazioni diversificate nel corso della propria esistenza e quindi quelle stesse scarpe una volta le può comprare utilizzando certi canali e dopo 2 mesi utilizzandole degli altri. Quindi non c'è neanche una storicità necessariamente che ci può dare una grandissima mano da questo punto di vista. Quindi parliamo di strategia omnicanale e di strategia multicanale. Attenzione, la strategia multicanale è una strategia che adotta un'impresa che utilizza più canali operanti in maniera indipendente, quindi c'è una vendita online, una vendita offline tramite per esempio negozi e concessionari, per esempio. E sono due mondi differenti, due mondi separati che con priorità diverse, a volte prezzi diversi, dipende, ma diciamo non necessariamente che dialogano tra di loro, mentre invece una strategia omnicanale integra in maniera armoniosa e bilanciata canali diversi che consentono ai clienti di cercare informazioni, ricercare il prodotto, acquistare, comunicare, informarsi, interagire, fare domande e tutto questo attraverso più canali fisici oppure online oppure offline, social, mobile, eccetera. Quindi vedete che la situazione si è decisamente complicata. Questo concetto di consumer engagement è un concetto importantissimo attorno al quale ruota questa strategia omnicanale. Il cliente praticamente deve essere coinvolto come possiamo dire, corteggiato in una maniera completa attraverso attività basate alternativamente su social media, email, collegamenti web, piattaforme mobili, visite a negozi fisici, attività promozionali di vario genere, concorsi a premio e così via. Quindi praticamente bisogna ragionare su una esperienza da consumatore totalizzante e il nostro consumatore deve essere seguito passo passo con strumenti diversi offline e online dall'azienda per cercare di fidelizzarlo e soddisfarlo al 100%. E oggi è indispensabile avere una presenza web in movimento. E quindi bisogna pensare a un sistema dinamico e modulare che comunichi in maniera non troppo sfacciata con il nostro cliente.
Non è sufficiente avere un bel sito. Il sito diventa un hub, diventa un punto di riferimento attorno al quale devono girare e interagire tante altre attività di comunicazione. Quindi il sito da solo non serve più, no, o non è più sufficiente. Il sito deve comunicare con altre azioni di comunicazione, di promozione, di spinta alla vendita, di informazione che viaggiano su altri sistemi. Esatto, questa è la cosa che ho appena detto. Quindi il sito web diventa un punto centrale dal quale si diramano tante altre presenze web autonome, fatte attraverso social, ma non sola, non solo. E attivabili attraverso anche strumenti diversi, quindi computer, tablet, smartphone. E perché adesso parlo di questo? Perché in realtà si sta incrociando a questa nuova modalità di acquisto anche tutta una serie di soluzioni di nuove modalità di pagamento che viaggiano ancora una volta su questi strumenti. Quindi oggi noi possiamo pagare attraverso lo smartphone senza attivare una carta di credito, per esempio, no? Quindi anche queste sono tutte delle innovazioni che devono essere contemplate, tenute il debito conto anche nel nostro piano di marketing nazionale o internazionale, perché qui portavo due esempi. In India, per esempio, non sono diffuse le carte di credito, non sono particolarmente diffuse le carte di credito nella popolazione ovviamente meno abbiente. I venditori online stanno passando direttamente dal pagamento in contanti alla consegna, per cui si vendeva online ma il consumatore pagava la consegna, all'era dei pagamenti mobili tramite smartphone. Così come invece in Cina, che rappresenta da sola i 2/3 dell'e-commerce mondiale, del commercio mondiale, la maggior parte delle vendite online avvengono attraverso dei canali mobili. La società internet cinese Tencent ha quasi 600 milioni di utenti sulla sua applicazione WeChat. Quindi vuol dire che i pagamenti di quei 600 milioni di utenti transitano attraverso questa nuova modalità di pagamento. Quindi capite che rivoluzione stiamo vivendo, e i consumatori diventano essi stessi motori del cambiamento. Quindi l'obiettivo del marketing digitale è quello di essere presenti agli occhi dei potenziali clienti nel momento giusto, con il messaggio giusto, al posto giusto e con la giusta soluzione. Quindi è il momento giusto, quindi io rispondo al momento, con il messaggio giusto, al momento giusto, nel posto giusto e con la soluzione giusta. Quindi il marketing contempla questi aspetti. È chiaro che se parliamo di marketing internazionale, queste combinazioni devono essere pensate e ragionate per ciascun paese, per ciascun mercato, ancora meglio, che vogliamo servire e soddisfare al 100%. Quindi gli strumenti di marketing digitali sono, li abbiamo già citati comunque, no? Quindi il sito web certamente, perché avere un sito web significa esistere, se no non si esiste nemmeno, l'advertising, l'email marketing, il CRM, i social media, le operazioni di online reputation, cioè di gestione della propria reputazione online. Sapete tutti i commenti negativi che possono comunque andare a incidere sulla reputazione dell'azienda, gestire questi conflitti online, eccetera, e il mobile marketing. Quindi questi elementi, questi diciamo strumenti e questi canali devono continuare a interagire e lavorare in maniera coordinata tra di loro.
Questo ne rappresenta graficamente la complessità di una mappa di marketing digitale. Questo è un processo diciamo di definizione di un piano di web marketing, quindi dall'analisi alla definizione degli obiettivi, alla definizione delle strategie, quindi alla definizione di un piano operativo e fino poi a misurare e correggere eventualmente. Ecco, un minuto su questo che trovo che sia particolarmente importante. Oggi, quindi parliamo di mobile marketing, quindi all'interno del marketing digitale parliamo del mobile marketing. Oggi il 92% degli utenti internet a livello mondiale si connette con dei dispositivi mobili, cioè con lo smartphone principalmente. Più della metà del tempo che trascorriamo su internet avviene tramite lo smartphone. E quindi anche più del 50% del traffico web globale avviene attraverso gli smartphone. Questo vuol dire che non solo dobbiamo ragionare su marketing digitale, ma dobbiamo ragionare anche su mobile marketing, soprattutto per alcuni settori, e parlo tutti i settori consumer, quindi arredamento, abbigliamento, fashion, tutte le sue manifestazioni, food, vino, servizi alla persona. Ecco, tutte queste informazioni e anche questi acquisti passano attraverso il cellulare, cioè gli smartphone. Vedete che in misura minore avviene attraverso i laptops, in misura ancora minore, molto minore, i tablet oppure altri device. Però il fatto che lo smartphone abbia superato i computer, questa è sicuramente una cosa molto, molto importante. Perché? Perché il marketing digitale attraverso i mobile device hanno delle caratteristiche diverse, quindi bisogna tenere conto sia di limiti tecnici del dispositivo mobile, che comunque ha uno schermo più piccolo e quindi è soggetto quindi anche a un web design diverso, è molto importante, ha dei tempi di caricamento più lento rispetto a un PC. Quindi ecco, bisogna tenere presente questi aspetti perché poi determinano delle scelte tecnico-tecnologiche differenti. Così come le abitudini d'uso dei mobile user sono diverse da chi invece tendenzialmente utilizza il desktop. E quindi intenzioni d'acquisto, abitudini di ricerca, navigazione, urgenza. Molto spesso chi compra tramite lo smartphone vuole decidere velocemente e acquista velocemente. Quindi il mobile marketing richiede una semplificazione e un ordinamento dei contenuti più logico e più semplice e più adatto ai mobile users, con quindi una semplificazione in termini di web design e di pesantezza, diciamo, anche dei contenuti. Quindi il marketing digitale implica automaticamente un abbattimento delle barriere spaziali e quindi anche di quelle nazionali. Quindi il marketing digitale teoricamente è già un marketing internazionale. In realtà poi questo non lo è perché il marketing è efficace nella misura in cui andiamo a elaborare la soluzione giusta per il nostro consumatore, per il nostro cliente. E quindi io devo conoscere quel target di mercato per elaborare la composizione giusta, diciamo, del nostro marketing mix. Quindi, se tecnicamente il marketing digitale abbatte tutte le barriere, in realtà l'azienda deve poi ragionare e avviare delle campagne di marketing focalizzate al mercato che vuole servire in maniera molto, molto puntuale e personalizzata.
certamente traducendo nella lingua locale, ma anche e soprattutto entrando nella cultura e nelle abitudini del paese che si vuole servire. Proprio come se anche questo nuovo paese diventasse il nostro mercato domestico e proprio come se per il nostro potenziale cliente noi fossimo un'azienda locale. Ecco perché anche è importante tradurre in una lingua, come posso dire, che sia contemporanea e che non solo sia corretta, diciamo, da un punto di vista grammaticale, ma che possa accogliere al suo interno dei modi di dire o delle semplificazioni della lingua che sono tipiche e usuali nella quotidianità di quel paese. Quindi è importante la ricerca di mercato, capire bene chi vogliamo presidiare, chi vogliamo soddisfare. Quindi concludendo, sicuramente la strategia digitale aiuta lo sviluppo dei mercati internazionali, facilitando l'elaborazione di piani di marketing potenzialmente aperti a tutti i mercati. Ma dobbiamo stare attenti ad adattare le nostre azioni comunque al mercato che vogliamo presidiare. Quindi bisognerà riadattare la grafica del sito, per esempio, sicuramente non solo con la lingua ma con le immagini gradite a quel mercato. Sicuramente dovremo espanderci attraverso un SEO internazionale, che non è detto sia sempre Google il più, diciamo, il più adatto. Dovremo sicuramente adattare le campagne pubblicitarie a livelli di investimento giusti per quel mercato, o comunque utilizzando diciamo piattaforme anche diverse, e dobbiamo adattare la presenza della nostra azienda ai social media graditi a quel mercato. Quindi questo è sostanzialmente un po' la dissertazione che oggi con la quale vi ho, spero, non annoiati. È un argomento ampissimo, grandissimo e sconfinato, e che potrebbe prendere tantissimi approfondimenti di tipo tecnico. Certo è che comunque non possiamo fare a meno di questa digitalizzazione, ci è necessaria, anche molto utile in alcuni casi, ma dobbiamo sempre tenere presente che i mercati sono diversi tra di loro. Non dobbiamo avere una visione semplificata della realtà appunto attraverso gli strumenti digitali, che ci fa apparire tutto il mondo uguale, perché uguali non sono. Io sono a disposizione ovviamente per rispondere a qualsiasi tipo di domanda, e se non siamo in grado di rispondere diciamo in questa sessione di lavoro, comunque sono a disposizione per rispondere via mail alle domande che non riesco a processare adesso. Dunque, buongiorno, ci sono studi sullo stato di digitalizzazione dei clienti stranieri tra le maggiori nazioni che importano il Made in Italy? Sì, di ricerche ce ne sono, non sempre comparabili tra di loro, e normalmente sono molto legate al, come posso dire, al prodotto Made in Italy che viene apprezzato. Quindi ce ne sono sicuramente su tutto il mondo food, sul mondo wine. Ne abbiamo fatti anche noi come Rocucci & Partners degli studi comparati rispetto ai comportamenti dei consumatori in paesi diversi e a livello della loro digitalizzazione. Ce ne sono molto interessanti e sono sicuramente da tenere sotto controllo per cercare di impostare la propria strategia.
strategia di marketing. Allora, buongiorno, quale strategia può adottare una piccola impresa che inizia ad esportare in modalità in diretta per rimanere sul mercato e non avere solo relazioni di breve periodo? Ma quale strategia? La strategia è quella di pianificare queste azioni, come ho un po' raccontato prima. È importante ragionare prima di fare, quindi bisogna scegliere il paese più adatto alle caratteristiche di questa piccola impresa. Il fatto di essere piccoli non sempre è un problema, ma limita come posso dire, le capacità di azione. Quindi io suggerisco sempre fino all'esasperazione, di analizzare e di pianificare un piano, appunto, di costruire un piano di sviluppo internazionale basato su uno, due paesi esteri, non di più, se siamo piccolini e se siamo alle prime armi, per poi naturalmente andare a conquistare tutto il mondo. Una piccola impresa che entra in modalità in diretta sul mercato estero e poi integra la vendita anche online, scegliendo l'omnichannel, come può convincere il distributore a non interrompere il rapporto di vendita? Beh, diciamo che allora, è una questione di relazioni, in questo caso di relazioni anche umane. Ecco, quindi il fatto di svilupparsi online deve essere vissuto dall'intermediario o dal distributore non come un ostacolo al proprio lavoro, non come una penalizzazione, ma come uno strumento che potrà aumentare anche diciamo le performance del distributore stesso, che poi vi serve, cioè nel senso che alle aziende italiane serve. Ecco che quindi la trasformazione, diciamo, dell'utilizzo, ecco, dell'omnichannel è una scelta che deve coinvolgere anche il vostro partner locale, se ovviamente l'avete già e ha iniziato a lavorare con voi e vi ha aiutato a ad aprire comunque delle relazioni. Per un'azienda che opera business to business, quali accorgimenti a livello di marketing internazionale bisogna avere? Ecco, grazie della domanda, perché quando si parla di marketing o di marketing omnichannel si pensa sempre a beni di consumo e non a beni invece legati a, diciamo, al mondo industriale, comunque business to business. La logica è la stessa, non cambia. Oggi è venuta un po' meno anche la grande differenza tra consumatore, diciamo, privato o consumatore industriale. Quindi le cose che ho detto prima, sicuramente la creazione di un piano va fatto anche per un'azienda che opera business to business. Quindi i passaggi sono esattamente gli stessi, cambierà il contenuto del messaggio, la modalità del messaggio, ma occorre coccolare, presidiare questi clienti industriali tanto quanto il consumatore, diciamo, finale. Quindi assolutamente gli accorgimenti sono gli stessi, perché oggi anche diciamo gli operatori aziendali hanno lo smartphone in mano e verificano se esistete, dove siete, come siete, anche attraverso i social. Quindi sono esattamente le stesse cose. Quali sono le modalità più efficaci per un'impresa per conoscere i bisogni dei consumatori stranieri? Sono ricerche che possono essere fatte da un'azienda senza necessariamente affidarsi a professionisti esterni? Beh, oggi come oggi le informazioni non mancano, sono veramente tantissime le informazioni presenti anche sul web. L'importante è recuperarle da fonti comunque ufficiali, da fonti affidabili, perché sul web c'è anche tanta
informazione, diciamo, non realistica, non vera. Quindi affidandosi comunque a dei siti istituzionali, governativi, stranieri, intendo dire, è possibile recuperare tante informazioni. Esistono gli uffici di Promos, gli uffici ICE, le nostre ambasciate danno comunque delle informazioni importanti, esistono comunque delle fonti sicuramente utili. Poi ha senso comunque analizzare i dati anche rispetto a degli articoli di giornale, ma delle testate magari economiche internazionali molto qualificate, che comunque possono darci un sentiment di quello che sta succedendo su un paese straniero, a volte molto, molto utile. Credo che comunque un'azienda desiderosa, no, di svilupparsi verso l'estero, anche se piccolina, può realizzare e fare queste indagini anche in autonomia. Mi auguro che ci sia una persona dedicata ovviamente a questo tipo di attività, di questo tipo di lavoro. Perché se deve essere fatto, diciamo, di risulta o negli spizzichi, diciamo, di tempo libero disponibile, ecco, non so se questo porta ai dati utili per poi pianificare un piano strategico, no? Dunque, quali sono i canali di ricerca di distributori e intermediari di prodotti alimentari? Per l'esportazione in diretta. Ma ce ne sono tanti, ci sono fonti ufficiali, come dicevamo prima, fonti a pagamento, esistono dei siti all'estero che uniscono, per esempio, gli agenti e quindi facendo delle inserzioni anche su questi siti è possibile trovare dei candidati. Poi chiaramente i candidati vanno cercati e vanno incontrati, perché naturalmente poi si passa attraverso anche un aspetto, diciamo, personale. Non pensa che il trasferimento massivo in atto sul web possa ridurre le enormi differenze di internazionalizzazione esistenti tra grandi e piccole aziende? Allora, io non sono necessariamente una estremista, quindi non è che questo trasferimento sul digitale mi esalti, beh, forse è una questione anche anagrafica, non lo so. Io credo che la soluzione sia una soluzione intermedia e non è pensabile che tutto viaggi sul web e non viaggi più su degli aspetti, diciamo, più offline. Questo, diciamo, è un primo ragionamento. Il secondo ragionamento che questo utilizzo massiccio del web possa ridurre le enormi differenze tra le grandi e le piccole imprese, allora, sicuramente è un aiuto, un grande aiuto, ma internazionalizzarsi, perché di questo stiamo parlando, non solo di vendere qualche prodotto all'estero, ma di diventare un punto di riferimento in un mercato che abbiamo scelto, e quindi i consumatori mi devono vedere come un interlocutore di fiducia e di livello. Beh, è frutto non solo del web, ma è frutto di tante altre azioni integrate che vanno da comportamenti legati alle consegne, comportamenti legati alle garanzie, comportamenti legati rispetto a una qualità che non si tradisce, rispetto a una capacità di comunicare, quindi che non è solo sul web. Quindi sì, credo che sia un grande aiuto, ma non sarà così, diciamo, totalizzante nel eliminare differenze tra le grandi e le piccole imprese. Come penso possa cambiare la situazione delle fiere? Potranno diventare virtuali? Sì, credo di sì. Credo che in parte siano costretti in questo momento a riprogrammare, no, degli eventi che
che in parte vanno a sostituire delle fiere tradizionali. Io credo che questi esperimenti rimarranno e quindi si aggiungeranno nuovi strumenti di incontro virtuale che si realizzeranno parallelamente o alternativamente a degli incontri in presenza. Non credo che spariranno completamente, ma credo che anche le fiere, per diciamo sopravvivere, e dovranno praticamente costruire, in parte lo stavano già cercando di fare, costruire delle relazioni continuative che durino un anno, e quindi il momento della fiera è solamente un momento di un processo molto più ampio. Quindi sì, non credo che non si faranno più, credo che ci saranno ancora, ma diventeranno parte di un processo più articolato e completo. Beh, è un argomento molto interessante questo. Conoscete piattaforme mirate a favorire i contatti nel mondo della subfornitura? Certamente sì, ce ne sono. Beh, basti pensare anche al famoso Alibaba cinese, no? Esistono anche delle piattaforme specifiche tedesche, esistono anche negli Stati Uniti, quindi assolutamente sì, bisogna vedere un po' di quale tipo di subfornitura stiamo parlando, ma assolutamente sì, esistono. Dunque, ancora sulle fiere, com'è possibile sostituirla nei prossimi mesi? Beh, credo che nei prossimi mesi, diciamo fino alla fine dell'anno, grosso modo, credo che sarà difficile andare a visitare fiere, ancorché le organizzassero, non so se i visitatori poi dopo sarebbero presenti. Quindi vanno assolutamente sostituite o parzialmente sostituite con degli incontri organizzati online. Quindi incontri diciamo one-to-one o incontri anche diciamo di un gruppo rispetto a un altro gruppo organizzati a distanza tramite tutte le piattaforme che adesso abbiamo avuto modo di sperimentare, da Zoom a GoToMeeting, insomma Skype stesso. È possibile comunque avere questo incontro virtuale e comunque è possibile impostare una relazione e anche trovarci anche già d'accordo. Credo che comunque man mano che le limitazioni agli spostamenti si ridurranno, ritornerà la bella abitudine comunque di incontrarsi anche personalmente, non fosse altro per sancire comunque una partnership che deve essere sempre più fondata su un rapporto fiduciario. Dunque, sì, esistono delle ricerche disponibili sul mondo digitale, sì, ce ne sono tante anche su queste, se ne possono trovare sui siti delle Confindustrie, delle associazioni in generale, si possono trovare delle relazioni interessanti presso delle università, come anche il Politecnico, ce ne sono molte, basta anche girare un po' su internet, se ne possono trovare veramente tante. Dunque, è possibile sviluppare le vendite intensificando un'attività di co-marketing con i propri distributori? Sì, certamente, certamente questo modo. Ancora una volta, questo diciamo rientra in questo rapporto comunque di fiducia che si deve creare con i distributori che già abbiamo e con i quali fino ad oggi abbiamo comunque lavorato. In campo medicale, è possibile utilizzare queste strategie? Assolutamente sì, assolutamente sì. Nel senso che tra comunque filmati, articoli che comunque possono migliorare la reputation di un'azienda, sì, c'è veramente tantissimo da fare nel mondo medicale. Assolutamente sì, consiglio di studiare da questo punto di vista. È possibile creare dei piani veramente molto efficaci. È meglio che inizi. Dunque,
Ecco, questa è una domanda molto difficile. cioè, è difficile consigliare con quale mercato estero è meglio iniziare un'attività di vendita internazionale. Gentile signora, cioè se lei ha voglia di scrivermi, diciamo personalmente, e quindi darmi qualche informazione in più, sicuramente sono lieta di poterle dare qualche indicazione, però così su due piedi è difficile dire, quale paese è il più adatto alle sue sciarpe in seta. È importante creare diverse pagine in base al paese di riferimento in cui si è sviluppata una strategia di marketing, oppure crearne una unica inserendo diverse traduzioni. Allora, non capisco questa domanda fatta da Rebecca a quale tipo di prodotto fa riferimento. Quindi faccio un po' fatica a rispondere. Certamente, un conto è, come dire, una comunicazione multilingue, un conto è una comunicazione multiregionale, cioè, nel senso che un conto è fare una comunicazione destinata a due paesi diversi, che hanno culture diverse, oppure no. Allora, dipende anche molto dal settore. Per esempio, ultimamente nel settore del fashion, non fanno, diciamo, la comunicazione è molto basata, per esempio, sulle immagini. E molto spesso i commenti sotto le immagini sono molto stringati e scritti magari in italiano o in inglese. E questo ormai è un codice che, come dire, esiste in quel settore lì. Quindi già questa è una prima distingua e quindi faccio un po' fatica a rispondere. Però sicuramente, diciamo così, su due piedi direi che ha senso creare diverse pagine in base al paese di riferimento, perché in quelle pagine noi andremo a cogliere degli aspetti culturali, anche di lingua, certamente, però soprattutto culturali di diversità, per cui è proprio il messaggio che cambia e quindi servono delle pagine differenti, non è una mera traduzione. Per un'impresa commerciale individuale già esistente nel mondo offline, in quale modo è meglio attivare la vendita online? Attraverso e-commerce di proprietà o inizialmente con i marketplace e successivamente con l'e-commerce? Beh, sicuramente io inizierei con i marketplace già esistenti, perché il problema di creare un e-commerce proprio, al di là di, diciamo, superare alcune caratteristiche tecniche di investimento che comunque non sono da sottovalutare, una volta che l'abbiamo fatto, se nessuno ci trova è come non averlo fatto. Quindi sicuramente inizialmente ha senso utilizzare dei marketplace già esistenti, naturalmente in linea con quello che noi stiamo proponendo con il nostro posizionamento, perché esistono marketplace con posizionamenti molto, molto diversificati, e quindi dobbiamo trovare il marketplace giusto per noi, non necessariamente il più grande, il più forte, è giusto per noi, anche perché noi magari con il nostro prodotto ci rivolgiamo a una nicchia, quindi a noi interessa andare a parlare con quella nicchia. Quindi sicuramente io partirei con i marketplace già esistenti. Sentiamo quest'altra domanda. Secondo voi la città di Belgrado in Serbia, come mercato del settore interior office, potrebbe essere appetibile per un'azienda del Made in Italy? Sì, potrebbe essere. Ancora una volta dovrei capire che tipo di interior office stiamo parlando, quindi con quale caratteristica e quale posizionamento. Comunque Belgrado è una capitale europea dove hanno sede anche tantissimi uffici delle istituzioni internazionali europee, e quindi sicuramente c'è una domanda anche di questo tipo di prodotto. Esistono anche dei
diciamo, negozi, insomma, dove questi prodotti possono essere messi in esposizione. Ancora una volta, in questo caso, bisognerebbe fare un ragionamento legato al brand. Dunque, buongiorno. Come si può creare una fiera virtuale? O partecipare, nel senso che si possono creare degli incontri B2B virtuali se noi facciamo parte di un'azienda. Se invece siamo un'organizzazione, un'associazione, un organismo che vuole mettere in evidenza, diciamo, l'importanza di un certo avvenimento per far incontrare tante aziende, per esempio italiane, con tante aziende, abbiamo parlato della Serbia, diciamo serbe, beh, allora c'è un progetto assolutamente da costruire, un obiettivo da raggiungere, c'è una campagna promozionale ovviamente da attivare, dei prezzi da definire, quindi non è una cosa semplice, ecco, però è una cosa assolutamente fattibile. La fiera virtuale comunque abbatte tutta una serie di costi, quindi comunque sarà uno strumento, come dicevo prima, che verrà utilizzato e non morirà perché costa comunque meno di una fiera, diciamo, in presenza. È più veloce, possiamo utilizzare strumenti di comunicazione già esistenti, quindi insomma, sicuramente ci sono tanti aspetti positivi. Si può creare e occorre dopo avere anche un bell'ufficio marketing, diciamo, dell'organizzatore. Bell'ufficio, diciamo, che può darci una mano da questo punto di vista. Ha suggerimenti per sviluppare il settore del turismo locale italiano all'estero? Questa è una bella domanda e tocca un altro, diciamo, nervo scoperto italiano, nel senso che l'Italia vive sul turismo e vive anche sul turismo e comunque è una voce importante dei nostri conti, no? E sicuramente questa pandemia ci ha penalizzato moltissimo, ma ritorneranno e beh, in questo momento vengono utilizzati delle app e degli strumenti per cercare comunque di costruire un'esperienza del turista, no? Così, un'esperienza del consumatore. Quindi vengono utilizzati filmati, insomma, varie soluzioni per cercare comunque di promuovere il territorio italiano, le bellezze dell'Italia in tutto il mondo, e di fargli ricordare eventualmente esperienze anche già fatte. Questo perché il primo viaggio che un turista straniero dovrà, il primo viaggio che dovrà intraprendere sarà nuovamente in Italia. Ecco, quindi in questo momento si sta costruendo, si sta lavorando per mantenere vivo il ricordo di un'Italia turistica bella, di un'Italia turistica accogliente e delle nostre bellezze. Addirittura ho visto che in questo momento è possibile comprare una visione, per esempio, cioè praticamente si paga una persona che si trova in Italia che va a fare per esempio una passeggiata su una spiaggia bellissima e attraverso la realtà virtuale e attraverso quindi questi occhiali particolari il turista, per esempio americano, è in grado di vedere ciò che sta vedendo questa persona in Italia. Ecco, stanno facendo degli esperimenti del genere. Però sicuramente mantenere dei contatti vivi è molto molto importante. E, come trasferire l'identità di un prodotto tipico con un linguaggio internazionale? Non lo so se è così, diciamo, abbastanza difficile utilizzare un linguaggio internazionale per
descrivere un'emozione, perché l'identità di un prodotto tipico italiano, nel caso specifico, è rappresentato dalla vivere un'emozione. Quindi, più che linguaggio, direi allora, risponderei così, non solo linguaggio, ma immagini, sensazioni, utilizzo di tutte le tecnologie oggi disponibili per poter rappresentare i colori italiani, i sapori, i profumi, la nebbia piuttosto che il sole, ecco, e quindi che sono gli elementi che poi noi ritroviamo anche dentro i prodotti alimentari, per esempio italiani. Quindi bisogna lavorare su questi aspetti assolutamente emozionali. Poi ancora, a livello internazionale, qual è la differenza principale tra marketing e vendite? Beh, diciamo che ho cercato di spiegarvelo un po' prima, nel senso che le vendite sono ovviamente le vendite, no? Le vendite di un prodotto è rappresentato dal numero di pezzi venduti di quel determinato prodotto. Invece un'attività di marketing è un'attività che mira a creare le condizioni per identificare, comunicare, fidelizzare un cliente e capire quali sono le sue esigenze e adattare il nostro prodotto affinché sia pienamente soddisfacente per il cliente e quindi rispetto diciamo alle vendite è tutto ciò che ci sta attorno, che ci sta prima e che ci sta dopo. Quindi la vendita una volta fatta è una vendita realizzata, ma il marketing non termina le sue azioni, nel senso che si occupa anche del post vendita. Si occupa anche della, appunto, mira a una fidelizzazione, mira a creare una complicità col cliente e una fiducia che non si distrugga. Quindi da questo punto di vista è molto molto più articolato. Ecco. Cioè, abbiamo superato il tempo, non so se le mie colleghe dell'organizzazione vogliono aggiungere qualcosa. Ma io seguendo un attimino quello che appunto stavi dicendo, posso e anche un po' le domande, soprattutto volevo ricordare che stiamo avviando Promos Italia sempre da anni gestisce un progetto che si chiama Inbuyer e sono incontri B2B organizzati con delegazioni di imprenditori esteri sul nostro territorio. Per ovviare ovviamente alla situazione attuale, questo progetto è stato declinato in un digital inbuyer e quindi già dal mese prossimo è in partenza una prima sessione di incontri B2B sul mercato cinese in alcuni settori specifici. Quindi invitiamo tutti che fossero interessati di andare a vedere il nostro sito perché e eventualmente iscriversi e tenersi diciamo, aggiornati, prendere informazioni perché può essere comunque. Che insomma, questa parte di attività la stiamo comunque facendo, valorizzando e mandando avanti. Direi che argomenti erano parecchi, tante domande, quindi un notevole interesse. Grazie, Stella Occhialini. Ricordiamo i prossimi incontri che continuano, in particolare quello di domani che inizia questo nuovo ciclo di mini webinar che durano 45 minuti, quindi un po' più veloci, più interattivi. E ricordiamo a tutti che invieremo il materiale di oggi in tutti i suoi formati, quindi dalla registrazione alle slide che avete visto. Direi che se non c'è altro ringraziamo tutti per la partecipazione, la pazienza e in particolare Stella Occhialini. Sì, Grazie. io spero, sì, spero di essere stata chiara in un argomento molto, molto complicato, molto ampio. E quello che co concludo ovviamente salutando tutti, ma raccomandando, come dire, di usare sempre il buon senso, che
che ci caratterizza in questo momento proprio su tutte le, diciamo, sul web si può trovare di tutto, si possono trovare cose buone, cose meno buone e anche a valle di questa epidemia che ci ha un po' sconvolto tutti, si trovano delle cose terrificanti. Quindi state accorti da questo punto di vista e rivolgetevi comunque a chi vi dà fiducia, quindi all'istituto. A Promos, insomma, a tutti coloro che comunque vi rappresentano qualcosa di certo e di sicuro. Dopodiché, l'altra raccomandazione è che ciascuna azienda ha la sua soluzione. Ecco, quindi non esistono delle ricette valide per tutti e non esistono delle ricette prefabbricate, per cui bisogna ragionare su alcuni aspetti propri dell'azienda, del prodotto, dei mercati e verrà fuori il vostro piano di marketing. Quindi Bene. con questo vi saluto e vi auguro tanta fortuna. Grazie. Grazie a tutti, buona continuazione, arrivederci. Grazie.